Buongiorno a tutti. Vi siete mai domandati che cosa significa veramente la parola Ayurveda? Ayurveda è una parola sanscrita che è composta da due parti. Una parte è Ayus e l'altra parte è Veda. Ayus è una parola che indica vita, e infatti molte volte viene, la parola Ayurveda viene tradotta come scienza della vita. Ma in realtà l'origine etimologica della parola Ayus è molto più complessa perché indica la vita nel suo complesso, nella sua durata, nella sua estensione, nel suo sviluppo e indica anche il percorso che avviene quindi dal momento della nascita al momento della morte di un individuo. Quindi è una parola molto complessa, è un concetto che comprende tutte quelle che sono le manifestazioni vitali nell'estensione. Alcune volte, infatti, la parola Ayurveda viene tradotta come scienza della longevità. In realtà anche questo non è perfettamente esatto, perché quello che noi intendiamo come longevità è una vita lunga. In realtà nella parola Ayus è incluso certo la vita nella sua interezza, ma non è detto che debba essere per forza lunga. Può essere quella che è, la vita è quella che è, quella che ci è stato, che ci è dato di vivere. E quindi la parola Ayurveda ha questo valore molto ampio. La componente Veda invece ha la stessa radice dell'italiano vedere, vid, molte parole italiane sono infatti di derivazione sanscrita, e significa quindi conoscere per esperienza, come noi diciamo in italiano, vedo, sì, nel senso che io capisco, nel senso che io entro in contatto, percepisco e quindi acquisisco quella conoscenza. Quindi mettendo insieme Ayus e Veda viene fuori Ayurveda, che nel suo significato completo e reale vuol dire scienza, conoscenza della vita in tutta la sua interezza e in tutte le sue manifestazioni dalla nascita fino alla morte. Grazie.